L'arcivescovo di Torino, Monsignor Cesare Nosiglia, ha aperto il 1 settembre a Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale, il secondo simposium internazionale dedicato a San Giuseppe Marello, vescovo di Acqui e fondatore della Congregazione degli Oblati di San Giuseppe per l'educazione morale e cristiana della gioventù. I lavori sono proseguiti nei giorni seguenti nei luoghi in cui il santo ha vissuto e operato: Asti, Acqui Terme, Alba e San Martino Alfieri. San Giuseppe Marello ha anticipato veramente i nostri tempi, perché nel suo ministero pastorale di vescovo e poi di educatore e di formatore, anche attraverso poi i suoi figli, insomma l'istituto che ha fondato, gli Oblati di San Giuseppe, ha dato la possibilità alla Chiesa di inserirsi dentro il tessuto concreto del quotidiano, della gente di quei tempi, affrontando dei problemi che sono in fondo i problemi di oggi: le difficoltà della fede, del credere, il senso di scoraggiamento che viene anche di fronte a situazioni di vita che socialmente sono degradate, insomma, no? E soprattutto l'educazione, anche la formazione delle nuove generazioni, no? A cui ha dedicato veramente molto tempo attraverso anche il suo apostolato e il suo impegno di maestro. Maestro, pastore, quindi, e nello stesso tempo testimone di una chiesa in uscita, direbbe oggi Papa Francesco, veramente, no? Perché lui ha portato la chiesa di Acqui, ma anche la chiesa in genere, insomma, no? Questa del Piemonte, ma un po' tutta la chiesa, a comprendere che non deve stare chiusa dentro le sue mura, quasi come in una cittadella assediata, e quindi difendersi, ma non solo salvaguardare il passato, ma guardare avanti con fiducia e con speranza al futuro. Noi abbiamo voluto allinearci al tema dell'anno santo, della misericordia, e abbiamo scoperto con più evidenza che nel passato questa specifica virtù nel nostro santo fondatore, che come in molti altri santi dell'Ottocento piemontese, i santi sociali, ecco, questo concetto di misericordia che quasi è stato dimenticato, no? Nel nostro secolo XX passato, dove sembra che il secolo dell'efficienza, della valutazione, il secolo dei traguardi, della tecnologia, eccetera, ma c'è anche questa dimensione nella realtà umana, cioè quello di essere vicini con il cuore ad ogni persona, soprattutto le persone che sono in difficoltà.